mio vecchio Olympus vale 20 euro con tutti gli additivi. E tu come batterie ne hai originale? Originale, sì. Quanto hai speso? 40 euro? 50. Chiudete la difesa! Ciò la rete del circolo che pareggia con Castellani e Stefano. 2-2, punteggio di questa gara. Ora San Giorgio si riporta in attacco. Bonetto e Manuel Paglia. Ma io mi sta arrivando dal Cina due batterie di 20 euro. Sempre 2-2 circa la marina mercantile. Se posso vado di roba originale. Com'è? Se posso vado di roba originale. La difesa. Ed è una ottima parata, un bel tiro di Solato, un bel tiro di. Ho notato che metti tutte le foto su Facebook, non no. No, tolgo. Dai, tolgo. Palla va in angolo, riparte l'azione in attacco da parte della squadra giuliana. È arrivato un aiuto di radio presenza. Nuovamente riconquista il pallone Schiff e riparte l'attacco del San Giorgio, che è stato rimontato già per due volte. Adesso cerca nuovamente di offendere. Una bella azione, sempre numero uno, e recupera in qualche modo Schiff, però è il circolo che con Carlo Bigaglia recupera il pallone, ma il numero 11 Friulano Sorato ha recuperato il pallone, nuovamente il numero 17 Bonetto Emanuel che porta in avanti, sempre il San Giorgio possesso di palla, sotto porta c'è il grande un tiro a sorpresa numero 10 Schiff, colpisce il palo, nuovamente però bravo il numero Piccini a recuperare il pallone e a servire ora Sorato. Ricordo che la squadra che attacca ha un minuto di tempo per concludere in rete ed è una rete di Piccini dopo 3 minuti e 20 secondi, 3-2 in questo momento per il San Giorgio che ritorna per la terza volta in vantaggio. È il classico gancio alla Piccini, avete visto in una delle sue innumerevoli esibizioni. Non parliamo di tiro. Non è una piccinata, è un gancio alla Piccini. Dai. Ecco il numero 7 in una buona posizione e ritorna in pareggio. Dopo a 3 minuti e 50 Enrico Bigaglia pareggia nuovamente. Con la difesa del San Giorgio un po' in stand-by. Vediamo se la partita riesce un po' a vivacizzarsi, perché fino adesso abbiamo visto un po' un ritmo un po' blando. Vediamo prossima partita, se riusciamo a prendere di meglio. No, la partita non riesce più. Andiamo in una nuovamente numero 10. E vediamo Sorato di potenza che carica e tira per la fuori misura. Primo tempo in vantaggio da parte della squadra friulana per 2-1, tre rimonte da parte di Triestini, 3-3. 3-3, partita sempre equilibrata, il circolo marino mercantile di Trieste riesce a tenere a bada i San Giorgini che teoricamente così sulla carta sembrerebbero anche di fatto alla luce dei risultati acquisiti in campionato più forti, però evidentemente i triestini riescono in questo frangente di stagione ad avere la meglio. Ho visto un eschimo da parte del numero 10, la famosa 360 gradi esatto. Sott'acqua.
molto facile farlo. Sì, ma è una condizione quasi, direi, necessaria per chi pratica questo sport, perché ti consente di giocare in sicurezza e quindi non avere, come dire, l'ansia del contatto fisico con l'avversario. Nel frattempo il numero 11, Sorato, il suo tiro è uscito di poco, ma è uscito. Sempre 3-3 il punteggio tra Circolo Marino Mercantile e Canoa San Giorgio. Siamo a metà del secondo tempo, quindi tutto da giocare ancora. Riparte la partita, questa volta è la squadra giuliana. Vediamo se le difese si schierano un po' più alte, quindi vediamo un po' di pressing magari a una certa altezza. Finora abbiamo visto solamente del gioco difensivo troppo prudente, se vogliamo. Vediamo se anche da Borgo Campo qui vediamo, cominciano a scaldarsi, bellissimo. Ecco, questa è la classica rapina del numero 10 Davide, vediamo se riesce ad andare in porta. Tenta il tiro un po' fuori misura, decisamente. Peccato. Fatto tutto bene, meno che la conclusione finale. La conclusione è stata fiacca. Forse la pressione delle tre canoe che stavano arrivando l'ha messo in difficoltà. L'arbitro chiama a tempo. Vieni qua. Riprende il gioco, vediamo se l'atteggiamento difensivo. E infatti il San Giorgio comincia ad alzare la difesa, quindi vedete il gioco diventa un po' più aggressivo. C'è questo scavalcamento di imbarcazioni che è consentito dal regolamento, purché non si passi al di sopra del pozzetto, cioè in pratica ecco, il pressing ha dato i suoi frutti, recupero da parte del San Giorgio, la difesa, lancio in contropiede per il numero di 15 di Pascoli, arrivano i rinforzi dalle retrovie, il numero 1 Piccini scarica un tiro, viene intercettato facilmente dalla difesa. Circolo Mercantile con Bigaglia Carlo, serve Rocco, ora Rugo, momento così di studio, però il San Giorgio recupera con Schiff e riparte il contrattacco da parte dei friulani. Trova libero Di Pascoli in una buona posizione, però serve il numero 10 Schiff che si cunea nella difesa, il suo tiro è ribattuto dal numero 17 Bon. Palla in angolo Di Pascoli, Bonetto Emanuel, Schiff, il suo tiro è ribattuto. Si lotta su questo pallone numero 33 Stefano Russo alla meglio e riporta in avanti la squadra triestina. Bon perde malamente questa palla recuperata da Di Pascoli. Bonetto Emanuel. Ultimo minuto. Ancora 60 secondi, un giro di lancetto dell'orologio per vedere se si risblocca il risultato. Schiff rilancia per il numero 1.
Mancini, pallone, esce. E riconquista il pallone la squadra di Trieste. Lorenzo Russo. Migaglia Carlo. Una buona posizione di Russo. Però è il San Giorgio che riconquista il pallone ed è terminato l'incontro 3-3.